Allora, parto con l'ordine del giorno 26441. È molto semplice, parla della barzelletta della Giunta Maroni, che è la barzelletta dell'ARAC. Ormai è stato dimostrato che quell'ente è stato solo utilizzato per fare propaganda per Maroni, per quando gli hanno arrestato il consigliere Rizzi. Le due relazioni hanno dimostrato l'inutilità di questo ente, la prima relazione è vuota, la seconda tra l'altro non è ancora arrivata, nonostante dalla legge sia previsto che arrivi in consiglio regionale entro fine anno, ma ormai non c'è più tempo, quindi si andrà a finire anche fuori legge rispetto alle tempistiche dell'ARAC. Chiediamo quindi di abrogare l'ARAC, e prima l'assessore Garavaglia parlava di domani di trovare dei soldi per le questioni dei disabili. Bene, troviamoli anche da questi enti inutili, togliamo queste spese inutili e diamoli magari alle situazioni che invece ne hanno estremamente bisogno. Oltretutto sarebbe molto semplice abrogare l'ARAC, perché basterebbe mettere in commissione antimafia il progetto di legge del consigliere Bruni, che è già pronto, firmato anche da consiglieri di forze politiche differenti, e sarebbe approvato anche in tempi molto brevi. L'altro ordine del giorno è il numero 26442 e riguarda il Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e dell'estorsione per le vittime del reato, ovviamente, di usura. Si tratta di un fondo di 1 milione di euro, assessore, e lei, quando ha raccontato delle partecipate, non ha detto che, io diciamo noi, ma immagino lo sappia, l'abbiamo saputo con un accesso agli atti di pochi mesi fa, che questo fondo usura non è mai stato utilizzato. Praticamente Finlombarda ci ha risposto il 3 agosto del 2017, pochi mesi fa, dicendoci che Finlombarda non ha mai erogato alcun contributo per chi è stato vittima di reato d'usura, e non ha mai avuto neanche una richiesta di erogazione di questi contributi. Allora, i casi sono due: o non è stato pubblicizzato il fondo, oppure anche quando si dovevano usare i soldi perché si veniva a conoscenza di fenomeni di usura, non sono stati utilizzati. Per quale motivo non lo so. Tra l'altro è di pochi giorni fa che la Corte dei Conti ha sottolineato che i fondi delle società regionali sono stati utilizzati, vengono ancora utilizzati in maniera piuttosto opaca. Fanno riferimento i magistrati della Corte dei Conti proprio anche a Finlombarda, dicendo che si muove esattamente come una banca e che destina le risorse a finalità diverse rispetto a quelle per cui riceve questi soldi. Quindi questi soldi che ha in tasca per Finlombarda per l'usura e l'estorsione, perché sono lì fermi? Allora, vengono utilizzati in che modo? Allora, vogliamo chiarezza su questi soldi, o eventualmente chiediamo alla Giunta di stanziare dei soldi o utilizzarne una parte per promuoverli. Poi l'ultimo ODG è il 26443. E fa riferimento all'annosa questione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. È una lunghissima discussione che è emersa più volte in Commissione Antimafia, sulla quale noi abbiamo insistito sin dall'inizio. La gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata è una gestione tale ad una delibera di giunta, assessore, firmata dall'assessore Zambetti. Ora, non fa onore a nessuno, magari a voi la cosa può risultare indifferente, ma non fa onore sapere che è stato l'assessore Zambetti a decidere la modalità con cui questi soldi devono essere gestiti, ed è la stessa modalità con cui ancora oggi gestiamo quei soldi. Tanto più che non è mai emerso nelle discussioni lunghe fatte in antimafia la motivazione per cui i soldi che verrebbero utilizzati per la gestione dei beni devono passare da Aler Milano. Ci sfugge, non è mai stato chiarito questo aspetto. Tanto più che in realtà esiste un residuo a disposizione che pare oltre il 40% dei soldi. Questo mantenimento di residui ancora da erogare, che è appunto una bella somma, una bella entità, tra l'altro non è in linea con le indicazioni che dicevo prima della Corte dei Conti. Quindi chiediamo con questo ordine del giorno due cose. Uno è che le somme depositate presso Aler destinate a finanziare il recupero dei beni immobili confiscati alla criminalità
vengano riprese da Regione Lombardia. Due, che si faccia finalmente chiarezza su questo processo, si metta mano a questo processo togliendo la gestione dei soldi ad Aler Milano, che non è propriamente un ente che dà fiducia di garanzia e di trasparenza sul suo utilizzo. Grazie.